serrande chiuse e imprenditori allo stremo delle forze. La pandemia avrà effetti sul fenomeno dell'usura in Umbria? È una domanda che abbiamo rivolto al presidente Cardella. La fondazione nel 2020 ha registrato un calo delle richieste d'aiuto, ma l'allerta resta alta per i prossimi mesi. Io temo molto che gli effetti della pandemia li vedremo a breve, quando finirà il blocco dei licenziamenti, quando anche questi sussidi, questi aiuti andranno inevitabilmente ad esaurirsi. Allora prevedo per il futuro che possa esserci un notevole incremento. L'usura è un fenomeno che da sempre colpisce commerci e imprese di piccole dimensioni. Si entra nella trappola per poche migliaia di euro e si finisce per restare strangolati. Un tessuto sociale pulito ma in difficoltà come quello umbro può diventare il bersaglio di usurai della porta accanto o finire nella morsa della criminalità organizzata. Per Fausto Cardella i tassi usurai sono un problema relativo perché è in atto una strategia ancora più pericolosa. Il rischio è proprio dello spossessamento, del passaggio di proprietà con tutto quello che comporta, dal riciclaggio, l'inquinamento dell'economia e fino all'impoverimento, perché molte di queste aziende vengono prese, vengono usate appunto come lavatrici e poi avviate al fallimento o alla scomparsa. La giustizia e le forze di polizia dovranno dunque stare attenti ai passaggi di proprietà. Ma cosa consiglia il presidente della fondazione a un cittadino in difficoltà? La freddezza di sapersi fermare o di saper chiedere aiuto subito potrebbe essere un po' come dappertutto, nelle malattie, la prevenzione, arrivare per tempo, vale anche per questo tipo di malattie.